Il volto di Pontassieve nella città metropolitana di Firenze cambia grazie ai fondi del PNRR. Il comune si è infatti aggiudicato un totale di 6,4 milioni di euro di finanziamenti, 4,2 per progetti di rigenerazione urbana e 2,2 per la messa in sicurezza del patrimonio di edilizia pubblica. È importante proprio, e su questo noi abbiamo sempre lavorato, nell'avere una visione, un'idea della città che vogliamo per i nostri cittadini e progettare. E quindi su questo mettere insieme la visione con la capacità di progettare dei nostri uffici, del nostro ufficio tecnico, ci ha consentito un po', diciamo, fino dall'inizio della prima legislatura, devo dire, di ottenere molte risorse attraverso finanziamenti. Ovviamente il PNRR è l'opportunità più importante che abbiamo in questo momento e quindi grazie a questa capacità progettuale abbiamo avuto la possibilità di ottenere queste risorse. La scuola, lo sport, la mobilità sostenibile sono i filoni in cui saranno investiti i finanziamenti. 1 milione di euro andrà infatti al completamento dell'intervento sulla De Amicis. La scuola più antica del comune sarà resa sicura ed efficiente dal punto di vista energetico con aule e spazi rinnovati. Sarà poi sistemato con 300.000 euro il parco Curiel con una nuova e ampia area giochi inclusiva, nuovi vialetti e nuove piante. 950.000 euro andranno al rinnovamento della palestra delle Sieci, 1,2 milioni alla piscina comunale del capoluogo che diventerà polo sportivo multifunzionale inserito appieno nella vicina cittadella dello sport, anch'essa da rinnovare con 300.000 euro. Un ultimo intervento riguarda la realizzazione di un collegamento ciclabile nel verde tra le Sieci e l'Istituto Superiore Balducci. Sono risorse davvero importanti che grazie a questi progetti che noi comunque, ripeto, avevamo, abbiamo la possibilità di utilizzare queste risorse per cambiare il volto del nostro comune. Un territorio dalla forte vocazione ambientale e votato all'agricoltura sostenibile, ma non solo. Pontassieve ha anche una solida anima industriale. Nella redazione del piano strutturale abbiamo indicato anche il settore della meccanica e dell'industria come uno dei settori trainanti. Il tema su cui stiamo cercando di lavorare in prospettiva insieme anche alla città metropolitana è quello della formazione. Perché nel nostro territorio in questo momento per le persone che devono lavorare in questo settore non c'è ad esempio una scuola di formazione specifica, il nostro auspicio sarebbe nel medio periodo di riuscire a dare una risposta anche in questo senso. Tra le aziende la Selasti nella frazione di Monte Bonello, nata nel 1968. Oggi produce lastre in gomma per gli usi più vari, come le suole delle scarpe ad esempio, e adesso scopre una nuova attenzione all'ambiente. Negli ultimi anni abbiamo intrapreso una grossa attenzione per una economia circolare, per un green, per un riciclato, un biodegradabile, quello che si può fare nel nostro piccolo e soprattutto partendo da prodotti che sinceramente sono difficilmente trasformabili in green, in cosiddetto green. Però abbiamo messo delle linee di trasformazione dove i nostri scarti di produzione vengono trasformati in polveri, rigenerati e poi rimessi nelle varie mescole, nei vari compound. Ad oggi siamo arrivati fino a un 64% di riciclato per ogni compound, che è un bellissimo traguardo. Questa fattoria in mezzo al verde delle colline di Fornello è oggi invece un'azienda super tecnologica, la Pecchioli Research, attiva nel campo dell'ottica per utilizzi che vanno dal medicale all'industria spaziale. Pecchioli Research è un'azienda che nasce nel 2009 dall'idea di mantenere una base culturale della tecnologia nel campo dell'ottica, che nel territorio di Firenze ha delle basi storiche importanti, per creare un riferimento in Italia per la progettazione e la produzione di sistemi ottici avanzati in diversi campi applicativi. È dal 2020 che siamo stati coinvolti su progetti del settore spazio, sia per sistemi di terra, per il collaudo di sistemistica da volo, sia per lo sviluppo di ottiche che andranno a bordo del satellite. Nel 2021 abbiamo iniziato un progetto interamente nostro, progettato, sviluppato, testato per ottica di navigazione satellitare. E vogliamo fare in modo che il territorio non rimanga, diciamo, desolato nella parte di campagna. E il decentramento non ci ha arrecato particolarmente fastidi né della logistica né nel reperimento del personale, che è tutto specializzatissimo, ma tutto della zona.